La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell'autorità e non ha alcun rispetto degli anziani. I bambini di oggi sono dei tiranni, non si alzano quando un vecchio entra in una stanza, rispondono male ai genitori, in una parola, sono cattivi. Non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese se la gioventù di oggi prenderà il potere domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile. Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico. I ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine del mondo non può essere lontana. Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni e pigri. Non saranno mai come la gioventù di una volta. Quelli di oggi non saranno capaci di mantenere la nostra cultura. La prima citazione che vi ho letto è di Socrate nel 470 avanti Cristo. La seconda è di Esiodo nel 720 avanti Cristo. La terza è di un sacerdote dell'antico Egitto, quasi 3000 anni fa. E l'ultima è un'incisione su un vaso di argilla dell'antica Babilonia, 3000 avanti Cristo. È evidente che la nostra generazione di giovani non è la prima ad essere criticata e non sarà di certo l'ultima. Questa sera però vogliamo spegnere ogni lamentela e lasciare spazio al talento, spazio ai giovani. Questa sera vogliamo sorprendervi. Oh.
Fabrizio, buonasera, buonasera. Eccoci qua, state qua, state qua. Beatrice Tarlazzi, Sara Zannoni, Costanza Longhena. Benvenuti, buonasera, benvenuti al PG Song Contest 3. Appuntamento ormai diventato una tradizione qui della città di Faenza, un evento che ha l'onere ma anche l'onore di aprire la stagione estiva. Allora io innanzitutto vi chiedo subito un altro calorosissimo applauso per tutti i musicisti che avete appena sentito in questa bella sigla. Saluto voi, ma per la prima volta saluto anche tutti i, come potremmo chiamarli, telespettatori, follower, mi suggeriscono qui alle mie spalle, che per la prima volta ci stanno seguendo in diretta. Siamo in diretta su YouTube, sul canale ufficiale Sinodo dei Giovani Faenza, quindi un applauso anche a chi ci segue da YouTube. Lo so, facciamo una carrellata sul pubblico, illuminiamo il pubblico, così chi è a casa sa che siamo live. Dunque, sarà una serata veramente ricchissima, ci sarà di tutto, divertimento, ospiti che verranno a trovarci, contributi, per capire anche quello che è stato e si è concluso pochi minuti fa, proprio su questo palco potremmo dire, quello che è stato, dicevo, il percorso del sinodo, dei giovani, la fase celebrativa di questo percorso sinodale. E poi ovviamente, ecco, vi vedo, buonasera, siete illuminati, parleremo anche, e sarà protagonista principale, la musica. Avremo infatti, come tutti gli anni, giovani cantanti da tutto il nostro territorio. E allora cominciamo subito, rimanete qui perché insieme a voi voglio indicare al pubblico quello che è il campo dei partenti, diciamo così, per questa serata, ovvero i ragazzi che si alterneranno su questo palco. Partiamo con la musica e accoglieteli, incoraggiateli con un bel applauso. Sono Alice Bellini, Davide Neri, salite, 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 Giorgia Montevecchi, in seconda classe, che sono una band che non so dove si è sparsa in questo momento, Giovanni Alpi, Elisa Taroni e Luca Balbi, Gabriele Tronconi e Enrico Landi. Eccoli qua, eccoli qua. Continuiamo, continuiamo, alziamo anche la musica. Siete in tre, è uguale, se manca il quarto, manca il quinto, non è un problema. Questo è il nostro campo dei partenti per questa sera e dirvi che non sono emozionati sarebbe dirvi una vera bugia, ma questo è il suo bello. Applausi, applausi a tutti, applausi a tutti, sarete voi i protagonisti, scaldatevi, scaldate le mani perché ce ne sarà bisogno. Ora però, come in tutte le cose, come in tutte le cose, ci vuole qualcuno che rompa il ghiaccio. E vediamo un po', vediamo chi scende, quindi vediamo chi rimane e chissà che spontaneamente chi rimarrà. Ciao, 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 sono tutti molto contenti di andare via. Rimane qui al mio fianco Alice Bellini e rimane qui al mio fianco anche Matteo Linguerri. Ciao, Matteo Linguerri, che avrà il compito questa sera di fare presenter, diciamo così, della serata. Quindi io partirei subito con la prima canzone, ti lascio in buonissime mani. Vado a presentarvi la prima canzone. Questa canzone ci racconta di come la vita possa anche essere una festa, basta desiderarlo e impegnarsi, imparando però ad accettare, man mano che si diventa grandi, che nella vita è inevitabile incontrare tutti, quelli con cui hai litigato, quelli che hai amato, quelli che non riesci a sopportare e quelli che hai la fortuna di sopportare ogni giorno. Voltandosi indietro ogni tanto, ci si può dunque accorgere di come una parte di noi resista sempre nelle difficoltà, perché non siamo mai soli ad affrontarle. Dall'album 25 di Adele, When We Were Young, canta Alice Bellini. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you,
cause you feel like, oh, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I'll be my myself a night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, remind me of when we were young. I was so scared to face my fears, cause nobody told me that you'd be here. And I swear you move overseas, that's what you said. Abbiamo aperto molto molto bene. Grazie. Soddisfatta del risultato ottenuto? Sì, sì. Perfetto, allora grazie, poi grazie più tardi ci rivediamo. Benissimo, allora abbiamo aperto bene, abbiamo aperto con una bella canzone di Adele. Abbiamo aperto talmente tanto bene che è quasi quasi venuta anche a me voglia di sedermi così un po' al pianoforte e provare a canticchiare qualche cosa. Purtroppo non mi è, a me non è mai capitata l'occasione di potermi così
esibire, insomma, poter cantare. Sì, l'anno scorso un po' le coriste mi hanno coinvolto nelle loro cose, per chi ha memoria. No, io volevo fare invece una bella canzone d'autore, una bella canzone d'autore, una canzone scritta nel 1994 da Gino Paoli, una canzone, beh, una canzone che sarebbe bella fatta in due, a dire il vero, però insomma adesso vi accontenterete, mi accontenterò. Non stiamo a presentarla, non vi dico altro, cominciamo. Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei. Un sorriso per far compagnia a questa mia malinconia. Un sorriso appena accennato, come di un bimbo appena nato. Un sorriso che è sempre lo stesso, da quando sei nata ad adesso. Ti innamorerai e ti innamorerò, io con la tua allegria, tu con la tua malinconia. E mi innamorerai e ti innamorerò, ci sono malattie inevitabili. Per avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei. Per vedere un mondo che sia vestito con la tua allegria. So che dentro al tuo amore io entro come un naufrago in punta di piedi. Per sentire quello che senti, per vedere quel che tu vedi. Mi innamorerai e ti innamorerò, io con la mia allegria, tu con la tua malinconia. E mi innamorerai e ti innamorerò, ci sono malattie inevitabili. Avere un sorriso da te, io non lo so cosa farei. Tutto più bello quando siamo in due, Bene, è un piacere ritrovarti quest'anno qui su questo palco. Anche perché per raccontiamo questa piccola breve storia. L'anno scorso io ti avevo invitato, come l'anno prima, come la prima edizione, tu sei una delle storiche, insomma, di questo spettacolo, per cantare una canzone. Ma l'anno scorso che cosa era successo? C'era un problema alle corde vocali. Sì, mi ero operata, quindi non potevo Era successo qualcosa per cui non potevi cantare. Allora ti abbiamo
abbiamo così costretto, no, però spero volentieri. Mi hanno incastrato. Ecco, ti abbiamo incastrato nel prendere così un po' parte alla presentazione. E quest'anno invece è tutto a posto. È tutto a posto, è tutto guarito, tutte le corde vocali sono tornate in sesto, quindi non potevamo perdere l'occasione. Quindi grazie di essere tornata qui su questo palco. Ci rivediamo più tardi anche con Marina Violani. Molto bene. Ecco, devo dire che dopo Marina Violani ritrovarsi con te al fianco non è proprio la stessa identica sensazione. Ma c'è una buona metà di piazza che apprezzerà, secondo me. Beh, su questo lo scopriremo, non so, questo è un po' una... Io l'ho sentite prima, io l'ho si sentite. Si direbbe io una paraculata. A te gli urletti non li hanno fatti, a te gli urletti, ma non litighiamo per queste piccole cose. La prossima canzone racconta di un businessman sgangherato, sempre in ricerca di una nuova illusione. L'ultima delle tante è l'incontro con una ballerina di jazz, bellissima, che sogna di diventare una rock star grazie ai suoi passi di danza. Questa scommessa d'amore, però, pian piano gli cambia la vita. Non c'è scoperta al mondo, infatti, che non meriti un sorriso, anche la più piccola, anche quella apparentemente più insignificante. Il mondo è un tesoro infinito di bellezza e meraviglia. Premiato come miglior videoclip nel 2013 in Italia, signore e signori, di Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, la canterà e suonerà per voi Gabriele Tronconi. Businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz, leggeva William Blake vicino a una finestra, lui beveva caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò a una stella, pensava a Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una dea. Chi non ha mai visto nascere una terra non lo sa che cos'è la felicità. Lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel cielo blu, il loro nome argento tra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, è una scommessa d'amore, tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Lui si svegliò senza lei, tempesta là fuori Union Square, entrava luce al neon dal vetro di una finestra, l'odore del caffè, guardando quelle gambe muoversi pensò a una stella, pensava a Fred Astaire, e chi non ha mai visto nascere una terra non lo sa che cos'è la felicità. E lui, garofano rosso e parole, una vecchia cabriolet. Lei, vestita come la Rogers, fulmini e saette lassù nel
cielo blu il loro nome, argento tra le stelle. New York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York, è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di... New York è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. New York, New York è una scommessa d'amore. Tu chiamami e ti vestirò come una stella di... Gabriele Tronconi, uno dei più preoccupati, si può dire, ormai si può. Aspetta, parliamo qua perché sennò non ci ascoltano. Ha buon ragione. No, 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 non mi pare. Mi pare che invece, anzi, sia stato tutto molto gradito, tutto molto apprezzato. Era uno dei più preoccupati perché è uno degli esordienti che per il primo anno, ora la prima volta, è venuto a casa mia con la sua chitarrina per farmi sentire il pezzo. Tutto preoccupato, invece mi sembra che sia andato tutto molto bene. Allora, se possiamo... insomma, disinnescare questa bomba che hai collegata. Grazie Gabriele e Ale. Oh, dunque, ciao ciao gli amici di YouTube, ciao, siamo sempre qua, sono in onda su questa telecamera, non lo so, comunque va bene, speriamo che non vi abbiano visto troppo bene. Allora, insomma, qui vedete una serata piena di canzoni, andiamo rapidi perché ci sono veramente tante cose in scaletta. Tutte le canzoni, il loro bello però è che hanno una storia da raccontare. Bene, in questo caso parliamo di una storia molto particolare. Si tratta del quinto singolo dell'album di debutto di questa cantante. L'album si chiama come l'estratto, come la canzone che sentiremo, Who You Are, del 2011. Pensate, questa cantante, che poi è Jessie J, aveva appena 23 anni, quindi calza proprio a pennello, quando conquistò l'ottava posizione delle classifiche inglesi. Un bellissimo pezzo con un messaggio interessante. Mai vergognarsi di essere come si è veramente. Penso che sia un messaggio importante. Dice il testo di questa canzone, lo traduco anche perché sapete che l'inglese non è il mio forte. A volte è difficile seguire il proprio cuore, ma le lacrime non significano che stai perdendo, ma significano che lotti per rimanere coerente con la persona che sei. Ci canta questa canzone Sara Zannoni. Staring my reflection in a mirror. Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny error. I nearly let the real me on the shelf. No, 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 no. Don't lose it. Follow
what you do to feed the mold, yeah. The more I try, the less it's working. Sara Zannoni, grazie, ci rivedremo dopo, non è più l'asta, lo tengo io, sono qui apposta. Volevo anche approfittare per presentarvi i nostri sassofoni, che sono Marco Zoli e Giacomo Casadio, pian pianino ve li presento tutti, e nel pezzo precedente avete sentito l'assolo della chitarra di Lorenzo Monti, che è qua. Molto bene. Parlavamo all'inizio dello spettacolo chiaramente di uno dei compiti di questa manifestazione, e cioè quello di essere anche così un po' il megafono, possiamo usare questo termine, nei confronti di un pubblico vasto, di un grande pubblico, di quello che è appunto stato e sarà il sinodo dei giovani, il percorso sinodale. Proprio perché, diciamo così, fungiamo da megafono, probabilmente qualcuno dei presenti non è così strano se, non so, è la prima volta forse che sente parlare di sinodo o non ha ancora capito bene di che cosa si tratta. Allora l'ufficio di Giovani e Vocazione ha preparato un ottimo contributo video che adesso preparatevi regia a mandare in onda, perché penso che sarà una spiegazione molto chiara. Mandiamo il filmato. Che cos'è un sinodo? La parola sinodo significa camminare insieme, ed è proprio insieme che i giovani della nostra diocesi hanno percorso un cammino durato 3 anni. Hanno raccolto l'invito e la sfida del vescovo Mario, dando vita ad un sinodo dei giovani dal titolo Chiamati alla gioia. Il sinodo è un lavoro di ascolto, analisi, critica, rinnovamento e proposte finalizzate a dare nuove linee guida alla pastorale giovanile, che si occupa del cammino di crescita personale e spirituale dei giovani. Indetto nel 2016, il sinodo ha visto svolgersi 2 grandi fasi. La fase di ascolto, nell'anno pastorale 2017-2018, e la fase celebrativa, nell'anno pastorale 2018-2019.
Durante la fase di ascolto si è voluto dar voce a quanti più giovani possibili, visitando tutte le unità pastorali, incontrandoli nei locali pubblici, attraverso questionari telefonici e anche nelle scuole. Sono stati ascoltati riguardo lo stato attuale delle loro vite, del loro cammino di fede e del loro rapporto con la Chiesa. Tutto il materiale raccolto è stato poi racchiuso in 4 testi preparatori che hanno definito le 4 aree tematiche del nostro sinodo: Chiesa, vocazione, missione e società. Nella fase celebrativa è stata formata l'assemblea sinodale, composta da 120 tra giovani, consacrati, incaricati diocesani, insegnanti di religione e adulti. L'assemblea si è poi riunita una volta al mese per 8 volte e, partendo dall'analisi dei 4 testi preparatori, ha dato vita a 4 documenti divisi per articoli, uno per ogni area tematica. Ogni articolo è stato esaminato e votato dai sinodali durante l'ultima assemblea, il 5 maggio 2019, approvando così il documento ufficiale da presentare al Vescovo Mario. Le indicazioni che fornirà dopo averlo letto diventeranno le linee guida che le parrocchie, gli uffici diocesani, le associazioni, i movimenti e chiunque si occupa di giovani in diocesi seguiranno nei prossimi anni. Ecco qua, è tutto più chiaro adesso. Volevo ringraziare fra l'altro Barbara Giannotti, che ha prestato la sua voce, un'attrice qua faentina, ha prestato la sua voce per questo video. Traendo proprio ispirazione da questo racconto che c'è stato, questo percorso aperto a tutti i giovani, è stato un coinvolgimento veramente di massa. Questa sera vogliamo anche, vogliamo a nome della diocesi chiaramente parlo, premiare e così un po' ringraziare alcune realtà del nostro territorio che in modo speciale si occupano di giovani. La prima di queste realtà è una realtà che penso sia nota ai più, perlomeno a coloro che abitano qui a Faenza e nel territorio, la realtà del Baskin. Però non ve ne voglio parlare io, perché io purtroppo non la conosco molto bene. Allora invito sul palco Cinzia Amorino e tutti coloro che sono con lei, amici e sportivi e quant'altro, che ci racconterà. Prego, 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 venite, 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 riempiamo questo bel palco. Ci racconterà qualche cosa di più. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. Quanti siete? Ma che siete tantissimi, è una sorpresa. Non lo sapevo. Perfetto, intanto ti cedo il microfono. Ecco qua, ci state, venite pure più al centro, così siete tutti illuminati. Noi pensavamo di aver preso un palco grande, invece non basta, questo è un messaggio in codice per la prossima volta. Allora, no, scherzo. Cinzia, Cinzia sei tu. Ecco, innanzitutto buonasera. Buonasera, chi sei te? Chi sei te intanto? Mi chiamo Rossana. Bene, ci fa piacere di questa cosa. Conosciuta, hai il tifo Rossana, hai sentito? Hai il tifo. Allora, Cinzia, raccontaci qualche cosa, questa realtà del Basking, che cos'è, che cosa fa, giovani, beh siete tutti giovani quindi? Giovani, meno giovani, sì. Dici qualcosa. Tanto buonasera a tutti e grazie per averci invitato, perché per noi è veramente un onore stare qua nella nostra città. E niente, allora il Basking è una grande famiglia prima di tutto, uno sport inclusivo e italiano che nasce a Cremona all'inizio degli anni 2000. E è uno sport che vede in campo normotipici e ragazzi con diverse abilità, tutti i gradi di disabilità, quindi da persone in carrozzina fino a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Niente, si mettono in gioco tutte le abilità di ciascuno, quindi per la prima volta si parla di inclusione al 100%, che è un fenomeno molto complesso e che cerchiamo di fare, però lo sport è un gran buon mezzo di comunicazione, veicola tanto questo fenomeno. E niente, è uno sport quindi studiato sulle esigenze di tutti i ragazzi, infatti si ispira alla pallacanestro e adatta 10 regole per permettere a tutti di mettere in campo le proprie abilità e lavorare su quelle. Quindi non c'è la presunzione di creare dei giocatori, dei cestisti di altissimo livello, ma altresì proprio di
portare le persone a dare il massimo, quindi si supera quello che è l'assistenzialismo tipico purtroppo anche l'approccio alla disabilità odierno, e quindi si lavora tutti insieme per un unico obiettivo. Infatti adesso anche nel video che vedrete stanno andando in onda le immagini, penso in questo stia andando momento, in onda, sì. E il campo è lo stesso regolamentare da pallacanestro, ma abbiamo 4 canestri, quindi la squadra, e questo gioco obbliga a giocare su 2 fronti di attacco e di difesa, e quindi anche la tattica, la tecnica sono tutte rivoluzionate, ecco. Anche la programmazione dell'allenamento cambia, anche perché l'allenamento è il vero momento di aggregazione dove i ragazzi condividono e lavorano insieme, quindi è un altro mondo. Noi siamo una grande famiglia che fa parte dell'Associazione Sportiva Disabile di Faenza, che fa anche altri sport da 30 anni a questa parte, quindi nuoto e atletica. Abbiamo creato da 5 anni una piccola squadra di basket che adesso è diventata grande, ne abbiamo 2. Sì, si vede proprio l'idea della grande famiglia, mi sembra che da questo bel palco pieno l'idea risulti veramente molto molto chiara. Ho una curiosità da non sportivo, io purtroppo non ho mai fatto sport in vita mia, è una cosa di cui mi pentirò amaramente sicuramente fra qualche tempo, ma l'allenamento, io so che ci sono sport che richiedono allenamenti 2, 3, 4, 5 volte alla settimana, qui di allenamento quanto se ne parla? Allora, l'allenamento è sicuramente una fase importantissima, facciamo 2 allenamenti a settimana perché le squadre comunque sono molto numerose, parliamo di 50 atleti, tutti sono comunque squadre eterogenee, quindi con esigenze diverse, parliamo di 1 ora allenamento più tutte quelle che sono poi gli incontri, gli eventi, il campionato regionale che facciamo ormai da 4 anni, più tutti i tornei che organizziamo. Insomma, non vi annoiate, no, diciamo, in definitiva. No, non vi Rossana conferma, vero? Sì, sì, confermo. Conferma, non si annoiano, molto bene. Quindi, sì. Allora, per ringraziarvi intanto di essere venuti, io chiederei se ci possono raggiungere qui in palcoscenico Sua Eccellenza, nostro Vescovo, Monsignor Mario Toso, non so se viene anche il vicario, se viene anche qualcun altro forse dopo, perché appunto vogliamo, come sinodo dei giovani, come percorso sinodale, simbolicamente, diciamo così, ringraziarvi con una ceramica, quale segno più tipico della città in cui ci troviamo, quale segno migliore, proprio per questo vostro impegno nei confronti dei giovani, nei confronti di veramente tutti i giovani, e questo è molto importante. Ecco il nostro Vescovo. Eccoci qua, io Vescovo le chiederei prima della consegna anche di, approfitterei della sua presenza qui anche per dire qualcosa, adesso è vero che ci siamo già parlati, diciamo così, nella messa 1 ora fa, però direi che qui siamo in un contesto diverso, cosa vogliamo dire per questa bella serata? Direi che anche questo momento si incornicia bene nell'impegno di tutto il Sinodo dei Giovani, che vuol dire movimento, capacità di rispondere ai bisogni degli altri, mettersi a disposizione con intelligenza, con amore, non con assistenzialismo, piuttosto invece mettendo ognuno in condizione di dare il meglio di sé. E questo è certamente tra gli obiettivi che dovranno essere perseguiti poi anche da altre iniziative simili a queste, ma a tutte, diremmo, dirette alle persone, a coloro che hanno bisogno del nostro aiuto e hanno bisogno di essere supportati in modo da essere maggiormente se stessi. Beh, è un augurio che penso sia più che condivisibile. Allora consegniamo questa ceramica, la ceramica racchiude il logo del sinodo al suo interno. Adesso ne abbiamo una sola, però come grande famiglia la condividerete, no? Penso che sarà un piacere. Ecco qua, allora io ringrazio Cinzia, ringrazio tutti voi che siete venuti a trovarci questa sera, io vi chiedo un altro grande applauso per questa bellissima realtà. Grazie a voi, e niente, io l'applauso lo farei a questi ragazzi perché oltre ci sono tante persone giovani, meno giovani perché abbiamo anche atleti di 60 anni, che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo, le loro energie, e stanno imparando tantissimo perché non si finisce mai di imparare, quindi grazie a tutti loro, perché io
sì, non posso dire con certezza che non ho dubbi, visto il tuo entusiasmo e il loro entusiasmo, non ho veramente nessun tipo di dubbio. Grazie, grazie a tutti voi. E buon proseguimento di allenamenti, eh? Buon proseguimento, ma quando è il prossimo allenamento? Domani? Io non lo so, perché dell'anno corso è... Sono cambiati gli orari? Sì, un po' sì, perché dopo andare può fare... Però, scusa, però non gli avete detto gli orari nuovi, scusate, non gli avete detti, dove ditegli gli orari nuovi, che lui è rimasto dell'anno scorso. È un po' emozionato, va bene, va bene, va bene, va bene. Oh, perfetto, voilà. Vedo che abbiamo colto la palla al balzo, come potremmo continuiamo dire. A parlare di sport. Prego. Continuiamo a parlare di sport. E, no, non tanto a parlare però. Tu. Vieni qui. Lo sai cos'è questo? Lo so, è un bellissimo pallone, fra l'altro non facciamo vedere la pubblicità, no, che non si può far vedere. Sai come si usa? Ma so, l'ho visto usare, non è che io sia ti proprio... Ti faccio vedere una cosa. Sì, fammi vedere. No, questa... Vabbè, due palleggi, no. Sapresti rifarlo? Assolutamente no. Ma dovresti rifarlo. Questa non era prevista. Dovresti rifarlo. Ma perché? Lasciami il microfono. No, ma dopo sono... Prova, sono prova, 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 prova. Due. Allora, vabbè. Aspetta. Chi è dell'orchestra che lo sa fare? Chi è che lo sa fare? No, grande brio, dai, Vallucci, no, tu che hai urlato, dai, esibisciti, fai vedere. No, lui ha detto grande brio, cioè come dire, no, non so fare, l'ho dichiarato, fallo vedere, fai ce vedere. Ce l'abbiamo, se posso permettermi, ci dovrebbero essere dei componenti di una band che fa musica brasiliana, può essere un maschenada, ce l'ha fatta a improvvisarlo. Ma sì, allunghiamo. Dai, con il sottofondo, vai, con sottofondo. No, il nostro chitarrista, vediamo cosa sa fare. Va. Ecco, benissimo, ecco. Mi fermerei qui. Ottimo. Però no, complimenti, io non sarei mai stato in grado. Vuoi riprovare? No, grazie. Neanche col sottofondo? No, neanche col sottofondo, sicuro. Io ho fatto abbastanza. Va bene. Ma ti chiedo il perché di questa cosa. Perché? Perché ho detto continuiamo a parlare di sport, perché prima di presentare il prossimo brano vorrei comunicarvi, raccontarvi di una novità che succederà qui in diocesi quest'anno a settembre. E cioè organizzeremo un torneo di calcio diocesano. Questo torneo sarà un torneo di calcio a 8. Da lì il nome Calciotto, o se preferite la versione romagnola e Calzot. È un torneo che si svolgerà nel campo ristrutturato dei Salesiani, è un torneo organizzato in collaborazione tra Ufficio Giovane Vocazioni, Azione Cattolica, Favenzia Sales, ANSPI e CSI, e si rivolge a tutti i giovani della diocesi, che sono chiamati a iscrivere quante più squadre possibili. L'idea nasce da alcuni di noi appassionati di calcio e convinti che questa proposta mancasse in diocesi. Volesse un torneo che dia la possibilità anche ai meno dotati di giocare. Io non verrò comunque. Beh, ma però lo spazio c'è anche... Ti mando il mio chitarrista che ha una certa... Fate una squadra dell'orchestra. Esatto. Questo torneo però sarà all'interno di un contesto sano, con regole chiare, ma non senza una sana competizione. Dovreste vedere negli schermi proiettato, forse, se... Eccolo qua. Il volantino che pubblicizza l'evento. Come potete notare, avremo subito una sorpresa. Alla cerimonia di apertura verrà a trovarci Ciro Ferrara. Quella, ci siamo allargati. Bravi. Perché probabilmente sono avanzati dei soldi da sto evento, allora abbiamo detto paghiamo Ferrara. Avrei voluto sapere prima. Ma... Ciro Ferrara, ex campione di Juventus, Napoli e Nazionale, verrà a parlarci della sua fondazione Ferrara Cannavaro, che si occupa di aiutare le situazioni di disagio giovanile nel territorio di Napoli. La data di inizio, come avete visto, è l'8 di settembre, il torneo avrà più o meno durata di 3 settimane, con partita alla sera. Il punto forte secondo noi di questo torneo è che il premio finale sarà scelto dalla squadra vincitrice. Mi spiego. Ogni squadra al momento dell'iscrizione avrà la possibilità di indicare come preferisce spendere il montepremi che sarà messo in palio per i primi classificati, primo, secondo, terzo, questo vedremo. E potrà spenderlo a scelta tra materiale e attrezzature utili alle realtà che frequentano, che siano parrocchie, oratori o circoli. Voi rimanete collegati perché sicuramente in estate usciranno tutti i dettagli per le iscrizioni. L'ultima sorpresa è che è prevista anche una sezione femminile in questo torneo.
per cui se le donne, grazie, idea mia, se si formeranno più di due squadre, verrà formato un tabellone anche per le donne, se non ci saranno più di due squadre, proveremo a formarne due, faremo una partita, diciamo, evento, la sera della finale. Per cui rimanete collegati tutta quest'estate, usciremo con il volantino, le iscrizioni e il regolamento, e se tu sei d'accordo per lanciare effettivamente questo torneo, e sì, prendo tempo perché dico, gente seduta sulle sedie, occhio al palco, c'è la gente che chiacchiera perché, dopo. È perché dopo la responsabilità metà mia l'ha già battuto lui, no, ma stavolta è più serio, perché io per lanciare il torneo, sì, lancio effettivamente la palla. No, abbiamo accoppato, si è accoppato uno, no, siamo salvi, la presa perfetta, fa anche l'ok, quindi siamo salvi, è venuto grande, era la cosa di cui mi preoccupavo di più. Se dopo poi la riporti è la mia, grazie, non è un ma regalo, no, è la mia veramente, no, ho capito, ma dai, ma è penoso, capito, ma è della sì, Nike, va bene, sì, e dai, andiamo avanti. Basta, andiamo avanti, chiusa avanti la parentesi, passiamo alla prossima canzone. Il testo del brano che stiamo per ascoltare è considerato uno dei più belli in assoluto della produzione musicale del cantautore bolognese Samuele Bersani. Vinse addirittura il celebre premio Lunezia nel 1998, subito dopo la sua pubblicazione. Questa canzone, inserita, ve la ricorderete, nella colonna sonora del film Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni Giacomo e Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni, è una delle più belle canzoni d'amore della musica italiana, o forse è meglio dire così, è una canzone di non amore. La storia parla infatti della disillusione di un uomo innamorato di una ragazza incapace di accontentarsi della semplice bellezza della vita. Lei non sa che la semplicità sta nelle piccole azioni di tutti i giorni, che non per forza bisogna ricoprire di parole. La chiave per salvare questo amore, come tutti gli amori, sta proprio nel capire questo piccolo segreto. Con Giudizi universali di Samuele Bersani, fate un grande applauso a Elisa Taroni. Per capire che si può star bene senza complicare il pane, ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate. Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già. Celebrare per capire che si può star bene senza calpestare il cuore, ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle uova. Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio. Torre di controllo, aiuto, sto finendo l'aria dentro al serbatoio. Potrei, ma non voglio fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di mille riassunti. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei. Di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria.
avanzati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone. Togli la ragione e lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi, adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori. Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà e non c'è niente che mi sposta o vento che mi sposterà. Potrei, ma non voglio, fidarmi di te. Io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi. Sei solo la copia di me. Leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più, e non ci sei più, e non ci sei. Elisa Taroni, bellissimo questo pezzo, una ottima scelta. Approfitto per fare anche un altro ulteriore bel applauso al nostro pianista, al maestro Federico Di Camillo, una delle colonne di questa orchestra. Grazie. Continuiamo subito con la musica. Cambiamo genere, torniamo, perché abbiamo sentito già in apertura una canzone di questa interprete, di Adele. Torniamo ad Adele, appunto. Set Fire to the Rain, questo è il pezzo, terzo singolo del suo album 21 del 2011. Pensate che questo album raggiunse la prima posizione nei Paesi Bassi ed in Belgio, e in Italia fu certificato disco multiplatino per la FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Come la maggior parte delle canzoni di questo album, Set Fire to the Rain ha una tematica ben precisa, in questo caso la fine di una relazione d'amore. Bene, il testo di questo brano è il veicolo, il modo per la cantante di sfogarsi, proprio lo sfogo della stessa Adele nei confronti dell'ex compagno, colpevole di aver mentito forse nel modo peggiore che c'è, cioè tenendo nascosto un lato del proprio carattere, non avendo il coraggio di rivelarsi totalmente anche nelle proprie fragilità. Non ha avuto insomma il coraggio per essere se stesso, per essere amato per quello che è. Ci canta questa bellissima canzone un'altra delle nostre coriste dell'orchestra, Costanza Longhena. Prego. Yeah.
Costanza Longhena, non c'è un granché da dire se non brava, brava, brava. Grazie a te, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Allora, proseguiamo, ancora altra musica, altri generi, a lei. A me. Prima di... Aspetta, a lei, aspetta, prova. Sa. Ora, a lei. Si vergognava, si vergognava. Allora, vi faccio una domanda adesso. Se mettiamo insieme queste frasi, sotto questa luna piena, the night is on fire, e siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio, qual è l'unico risultato possibile? Beh, è uno dei maggiori successi di Zucchero, portato al successo nel 2001 con l'album Shake e subito schizzato in vetta alle classifiche italiane, francesi, belghe e anche canadesi. Piazza 11 febbraio, siete pronti a scatenarvi? E ve lo dico, se vi viene da alzarvi, alzatevi. Con Baila Morena arriva Luca Balbi. In questa notte di tequila boom boom, sei cosa, sexy thing. Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai. E devi avere un caos dentro di te per far fiorire una stella che balla. Inferno e paradiso dentro di te, la luna è un sole, guarda come brilla. Babe, the night is on fire, siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio. What you say? Baila, baila morena, sotto questa luna. Che mi sa cocca, che questa sera qualche cosa ti tocca. Ho il cuore d'oro, sai, il cuore d'un santo, per così poco me la merito tanto. Baby, the night is on fire, siamo fiamme nel cielo, scandalo nel buio.
po' per Luca Balbi. Se, se no, lasciamo la me, aspetta, perché prima io ero preso, non ho ben sentito. Mi rifai sol minore? Allora, proviamo un po' il ritornello, proviamo poi tutti insieme. Oh, du, ti, fo. Baila. Forza, luci sul pubblico. Baila morena. Sotto questa luna piena. Under the moonlight. One, two, three, go. Ci avevamo preso gusto di nuovo. Sì, ci avevamo preso gusto. Grazie Luca. Ti chiedo il microfono. Perché... musica qui per tutti i gusti, si può anche fare la discoteca, tutto, disco dance, per tutti i gusti. Allora, dicevo, ho chiesto a Luca di lasciarmi il microfono perché adesso c'è un'altra canzone che ha una bellissima storia da raccontare. Fra l'altro una storia di altri due cantanti della nostra regione, del nostro territorio, che sono Lucio Dalla e Gianni Morandi. Per chi un po'... Sì, su Lucio Dalla è giusto che ci sia l'applauso. Assolutamente. Dicevo, è una bellissima storia questa, perché i più esperti di voi sapranno che nel 1988 c'è stato un tour dal nome molto semplice, Dalla Morandi, un tour che è significato molto per Gianni Morandi, perché Gianni Morandi all'inizio degli anni 80 ha avuto una fase difficile della sua carriera, in cui diciamo che più nessuno lo considerava, o meglio tutti lo consideravano un cantante superato degli anni 60. E Lucio Dalla, che è sempre stato un artista che ha visto veramente lungo, veramente in avanti, nel futuro, ha avuto una idea straordinaria, quello di scrivere anche dei brani per lui, con il suo team di autori, e di rilanciare Gianni Morandi. Il cavallo di battaglia, potremmo dire, di questo tour è un pezzo che è rimasto veramente il loro pezzo, il loro duetto, ed è Vita. Con un testo fra l'altro bellissimo che si presta a molteplici interpretazioni, penso che ognuno di noi forse con un po' di riflessione possa trovare in questo testo un'interpretazione che calza a pennello su una situazione che ha vissuto. Bene, noi vogliamo fare proprio questo omaggio a Lucio Dalla e anche ovviamente al mitico ancora oggi Gianni Morandi, e per aiutarmi in questo chiedo l'aiuto di Beatrice Tarlazzi. Vai orchestra! Si diradano e oramai ti vedo. Non è stato facile uscire da un passato che mi ha lavato l'anima fino quasi a renderla un po' struscita. Vita, io ti credo, tu così purissima da non sapere il modo, l'arte di difendermi, e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere d'aver perduto. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto. Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' stanchi ma più liberi, urgenti di un amore che raggiunge chi non vuole respirare. Oh.
che ho guardato a lungo, adesso io mi siedo. Non ci sono rivincite, né dubbi né incertezze. Ora il fondo è limpido, ora ascolto immobile le tue carezze. Anche gli angeli, capitano, a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore. Beatrice Tarlazzi, grazie, grazie, grazie. Prego. Grazie. Ti tocca ancora una volta un'altra presentazione. Ma è un piacere per me. Dunque, la prossima canzone è una canzone d'amore, come tante di quelle che ascolterete stasera. Ed è una canzone d'amore che parla di un ragazzo e di una ragazza che vivono lontani. Vivono lontani, ma nonostante questo... C'è un telefono. Nonostante questo, dicevo, riescono a mantenere il loro... C'è sempre un telefono e non è il mio. No. Vabbè, ma può capitare, quante volte in chiesa... Allora, non l'abbiamo detto in effetti all'inizio, se per favore... Perfetto. Sono l'orchestra, grazie, si può spegnere. Era il vostro? No, no. Io punterei al chitarrista, penso. Scusa. Dicevo, la prossima canzone... Parla di una storia d'amore, due ragazzi che vivono uno da una parte del mondo e l'altro dall'altra e riescono a mantenere il loro rapporto nonostante... C'è sempre la telefonata. Nonostante sono praticamente sono lontani. E, ma non è che se tu vai avanti finisce, cioè... No, adesso è da capire, perché sicuramente è un vecchio, perché in chiesa chi suona il cellulare? Ai vecchi che non sanno fare, quindi se per favore c'è l'anziano che ha il cellulare... Noi ci dissociamo da tutto questo. Se il giovane vicino lo aiuta, magari andiamo avanti con lo spettacolo. Perché di solito non lo tengo in tasca, però... Mi sa ma che dai, lì. Ma scusa. Vabbè, si vede che ci sei, rispondi. Sì, forse è meglio che... Scusate, un imbarazzo che non avete un'idea. Scusa, però... Pronto? Uè, come? Ce l'hai? E quando... Ah, ma quindi gliela... Non so... E naturalmente... Esatto. Oh, senti... Ma visto... No, io non... Ah, ma quindi... gliel'hai... Cutvegni un colpo. No, io no... No! 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 Io gli ho... Te lo so di. No, ma non è. Ascoltami. Quanto ti serve? 10.000. Si può fare? Ma che cosa? Ma sì, ma anche subito, per carità. Sì. Ma lo sai quanto prendo io di interesse? 90% a 2 mesi. No, non 2% 90 mesi, 90% a 2 mesi. No, ma neanche un euro in meno, ma
ma niente, ma puoi anche, ma guarda, puoi anche camminare sui carboni ardenti, per me niente, puoi anche inginocchiarti, niente, niente, puoi anche ammazzarti, niente, niente, no? 90%, ma quello anche subito, finisco lo spettacolo, metto una cosa, allora ci vediamo al bardo, va bene, va bene, va bene, va bene, d'accordo, ciao, oh, non ti scordare, 90% a 2 mesi, ciao mamma. Ma come? Ma ok, non so cosa dire, è un figlio degenerato. Ma senti, allora, forse è meglio superare questo momento di impasse. Guarda, torna utile, torna ogni tanto, tornare a parlare di sinodo per superare questo momento di impasse. Allora, prima vi abbiamo così, con questo video, cercato di spiegare un po' in che cosa è consistito e in che cosa consisterà ancora questo sinodo dei giovani. Però qualcosa è già stato fatto, qualcosa è già stato fatto, un bel percorso e anche dei begli incontri. Possiamo vedere il secondo filmato di questa sera, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento, a questo primo evento in occasione del Sinodo dei Giovani. Ne parleremo durante la serata appunto PG Song Contest 2017, traducete voi, fatti sentire, noi penso che ci faremo sentire. I got a taste of the real world, I got battered on the North Shore, it gave me comfort when I always knew that you were there for me next door. I lived it hard on the long road, I ran through every single zip code. I get lonely, but I always knew that, I always knew that your heart I could call home. And nothing could ever stand in our way. Whether it all falls down, whether it all falls through, I know that you'll be waiting there for me when I come through. Even if I get knocked down, even if I get pushed through, è una sera speciale perché qualcuno mi ha voluto, sono stata chiamata, chiamata alla gioia. Di cose ne sono state fatte e poi chissà quante se ne faranno ancora. Beh, però ecco, non è solo la diocesi chiaramente che si occupa di giovani. In particolare a Faenza
c'è un'altra realtà, una realtà che fra l'altro proprio in questo mese, nel mese di giugno, è nel pieno, potremmo dire, delle sue attività, o perlomeno è nelle attività dove forse c'è più passione che nel resto dell'anno. Stiamo parlando dei Rioni. Proprio ieri sera, fra l'altro, si è svolta la Bigorda, e ci sarà stato un Rione vincitore, che immagino, i Faentini tutti quanti lo sapranno già. Allora, vediamo chi è che ha la faccia più contenta, perché invito a salire qui sul palco, adesso non so dove sono, ma invito a raggiungermi i 5 capi Rioni della città di Faenza e anche una rappresentativa del gruppo municipale. Eccoli, accogliamoli con un po' di musica e con un bel applauso soprattutto. Eccoli qua, prego. Vi aspettiamo con piacere. Vediamo chi è che ha la faccia più contenta. Dunque, qui no, niente. Qui però qua c'è un no. Qui peggio che andar di no, ma qualcuno avrà. Qui c'è un bel no. Qui no. Qui c'è un discreto sorriso. La Bigorda l'ha vinta il Rione Giallo. Non so chi è che sia del Rione Giallo qua, ma insomma qualcuno, dagli applausi. Ah, ecco, ma mi pareva che anche lei sorridesse abbastanza. Come? Lei, non voleva così esagerare, va bene, ho capito. Allora, intanto grazie di questa vostra presenza, sia da parte dei 5 Rioni che da parte del gruppo municipale. Partirei, per non fare torto a nessuno, dal gruppo municipale, se siete d'accordo, che così non diamo la precedenza a nessuno, per così raccontare un po' quello che è innanzitutto il momento forse più importante, cioè quello del palio, il palio di Faenza. Che cos'è, che tradizione è? Spendiamo qualcosa per raccontare questa bella realtà. Beh, il palio di Faenza, buonasera a tutti intanto, da parte mia, da parte di tutti i Rioni Faentini. Per quel che riguarda il palio, è una manifestazione che prende corpo nel 1959, quindi quest'anno è il sessantennale, fra l'altro. E il palio moderno porta un po' un'armonia medievale riportata ai giorni nostri, cercando sempre di andare a riscoprire tutto quello che era nella nostra storia, quindi la Signoria dei Manfredi e quant'altro. Ovvio che siamo un po' disturbatori in questo periodo, perché fra l'altro questa notte siamo arrivati molto molto tardi dopo una combattutissima Bigorda. È vero, perché noi all'1:20 eravamo qua che provavamo le luci e ci eravamo preoccupati di smettere con le prove audio molto prima. Poi abbiamo detto all'1:20, vedete, ora potevamo andare avanti anche noi. Certo, ma noi cercavamo di spegnerle le luci allo stadio, ma non c'è stato niente da fare, siamo arrivati fino alla fine praticamente correndo quasi due corse, perché dopo 20 tornate di disfida, come è classico delle corse nostre, cioè della nostra giostra, si è arrivati a 12 tornate di spareggio, insomma diciamo quasi di due volte. Un bel impegno, ecco. Però anche una grande soddisfazione, certo, sportiva. Questa era l'edizione ovviamente della giostra dedicata alle seconde monte, ai giovani, tanti bambini, addirittura c'era un Rione che aveva un'ottantina di bambini che sfilavano e che hanno tenuto botta fino a tardi, perché c'è da dire che forse i vecchietti del palio si addormentavano anche, erano stanchi un po' per tante cose che sono successe, invece i bambini hanno tenuto proprio fino alla fine, e ben venga, perché questo vuol dire portare, certo, avanti questa tradizione. È un bello tradizione. Slancio, esatto. Per il futuro. A proposito di questo, adesso proviamo a cedere la parola ai Rioni, partirei dal vincitore, se siete d'accordo, senza voler nulla togliere, ci mancherebbe, per carità, mi sento sempre un po' in imbarazzo, chissà dopo cosa mi fanno quando scendo dal palco. Allora, proprio nei Rioni, che cosa significa vivere il palio, ma anche preparare il palio, preparare, in particolare per i giovani? Preparare innanzitutto è il lavoro di un anno, praticamente. E si comincia da subito, dunque, per quanto riguarda le varie componenti dei Rioni. Naturalmente la più importante è quella delle scuderie, dunque c'è tutto un lavoro di preparazione dei cavalli e del cavaliere. Dunque è un lavoro, ripeto, che dura tutto un anno, per poi arrivare
al fatidico giorno, insomma, che sia quello della Bigorda, che sia quello del Palio. Quando ci sarà il Palio quest'anno? È sempre tutti gli anni la quarta domenica di giugno. Ok, quindi manca poco, Qui sarete nel pieno, infatti vedo qua con un occhio un po' stanco, un po' provato, è così? Chiaro, ma è per tanto lavoro che abbiamo che ci porta a fare tardi la notte. Non per altro. Assolutamente questo non è il motivo. Non per altro, molto bene. No. La valenza nostra importante, oggi parliamo di sinodo, parliamo di giovani, è quella di avere tanti giovani dentro il Rioni, da bambini piccoli fino ai giovani come me, come lui, di quasi 40 anni. E il bello, quello su cui lavoriamo tutti, è quello dell'idea del gruppo. Insomma, devono capire tutti questi ragazzi che per stare in un gruppo ci sono delle regole, che uno non si può comportare come vuole, ma deve cercare di smussare il suo carattere, le sue esuberanze, piuttosto che altre cose, in funzione di un bene comune, che poi credo che sia un po' anche uno dei messaggi di questa giornata. Esatto, io sono estremamente d'accordo. Chiederei un applauso adesso, indipendentemente dalla parte, dal colore, un applauso a tutti loro che certamente sono quelli che più di tutti devono tenere botta, anche quando ci sono 12 spareggi come in questo caso. Proprio per questo allora richiedo, non so se questa volta viene su Don Francesco mi dicono che di nuovo Eccellenza le deve tornare, lo so, questa sera è serata così di lavoro, di super lavoro, perché anche appunto nei confronti dei Rioni la diocesi ha ben pensato, a mio parere, di appunto premiare questo vostro impegno, anche sperando in una collaborazione che si potrà sviluppare e che già poi in gran parte è in essere. Ma diciamo proprio che sta salendo Sua Eccellenza il Vescovo, proprio dalle sue mani riceviamo nel giorno della Madonna delle Grazie, patrona di Faenza, il drappo, la stoffa per confezionare il drappo del Palio. E dopo il percorso delle manifestazioni, la quarta domenica di giugno, in questo caso il 23 di giugno, proprio dalle mani del Vescovo di Faenza, sul Sagrato del Duomo, verrà consegnato il Palio al cavaliere vincitore. Chissà chi sarà, rimarremo col dubbio fino alla quarta domenica. C'è qualcos'altro da dire? Prego. Sì. Io faccio volontariato a Rione, come in tutti i Rioni ci sono tantissimi volontari, e il volontariato a Faenza comunque non è solo nei Rioni, è un volontariato enorme in tutte le associazioni di qualsiasi categoria. Quindi io voglio fare un ringraziamento grande a tutti i volontari che lavorano tutto l'anno per raggiungere questo obiettivo. Sono estremamente d'accordo. Don Francesco, quello che è stato il segretario del Sinodo ed è anche Massaro, che è un titolo importante anche per queste occasioni, e ovviamente con Sua Eccellenza adesso consegnano anche a voi questa ceramica con il simbolo, con il logo del nostro Sinodo. Io ancora una volta vi ringrazio di essere venuti, non è stato semplice, anche perché immaginate, già me l'avevano anticipato, ehi, la sera prima abbiamo la Bigorda, saremo un po' stanchi, poi quando ieri sera alle 1:20 mi ha sentito che erano a corrigere, ho detto oddio, domani sera ci saranno, non ci saranno, invece hanno mantenuto l'impegno. Allora grazie a tutti voi, grazie. Posso, sì, certo. Un secondo, Sua Eccellenza, se per cortesia rimane un secondo. Non la fanno andare via stasera. No, non la fanno andare via, non la facciamo andare via. Cogliamo l'occasione, e questo lo faccio io come gruppo municipale. Questo è il foulard del comune di Faenza, cioè del gruppo municipale. Abbiamo scelto questo da lasciare in cambio per la collaborazione che c'è sempre stato fra di noi, ma soprattutto perché in questo foulard ci sono i simboli di tutti i Rioni faentini, un'opera del maestro Luciano San Giorgi, e al centro c'è lo stemma proprio Manfredo del Leone 1410. Molto bello. E anche un bel perché gesto. Vogliamo continuare sempre in questo percorso insieme. Certo, questo è il vostro augurio, ma è anche il nostro augurio. E beh. Grazie. Però, ancora a tutti. Hanno... Bella idea questa qui. È sì. Davvero un bel mix, giovani e giovani che si incontrano, le due città in certo modo, ma che però tutte e due concorrono al bene comune. E certo, assolutamente.
Grazie ancora grazie a tutti voi per essere stati qua. È stato davvero molto bello e un grande piacere. Grazie, grazie a tutti. Proseguiamo. Adesso abbiamo una bella sezione di musica, abbiamo una sezione di musica inedita e c'è un gruppo di giovani. Mentre lo presenti invito già questi giovani a prepararsi in modo da accelerare i tempi, quindi intanto ragazzi salite, Teo a te la presentazione, prego. Ed ora, come ha anticipato Brio, un inedito, presentato qui sul palco del PG Song Contest 3 per la primissima volta in pubblico. Il testo di questa canzone racconta di una coppia di giovani innamorati, ancora inesperti della vita, ma decisi a non farsi travolgere dalle frenesie o dalle incertezze che tante volte proprio la vita ci presenta. Questo a costo di sopportare sogni infranti, domande senza risposta e la paura del domani. Restando insieme però tutto acquista senso, tutto sembra calmarsi e il mondo va avanti da sé. Ritornano su questo palco e si stanno preparando per suonare per voi la loro Senza Perché, i Seconda Classe. Sulle nostre vite, quanta gente passerà di qui, sentiremo il peso delle aspettative e la paura di perdersi. Fisseremo il sole da un tombino per goderci ogni attimo di luce. Trasformeremo l'acqua in vino per dare un nome alle paure. Io e te, solo io e te, senza perché, a piedi nudi sul parquet. Io e te, solo io e te, senza perché, il mondo viaggia per sé.
chissà perché, a piedi nudi sul perché io e te, solo io e te, senza perché, e il mondo viaggia per sé, io e te, solo io e te, senza perché, a piedi nudi sul perché io e te, solo io e te, senza perché, e il mondo viaggia per sé. Io e te, solo io e te, senza perché, a perderci nelle lacrime. In seconda classe, i più giovani, Thomas Bambi, Domenico Monti, Luca Tagliaferri, Marco Frassinetti, Carlo Loda Porto, Pietro Liverani. Ho detto tutti? Hai detto tutti. Ho detto tutti, benissimo. Grazie a voi. Alla prossima e buon proseguimento, anche perché so che fra poco esce un disco, un album, un singolo, che quando? Allora, venerdì 14 giugno su Spotify, YouTube, Apple Music, tutte le piattaforme, esce il nostro nuovo singolo che si chiama Notte, quindi vi invito ad ascoltarlo e a seguirci su Instagram alla pagina chiocciola i seconda classe, quindi vi aspettiamo lì. Ci saremo, ci saremo. Grazie. Adesso non sono un grandissimo esperto di queste cose, però ci proveremo ad esserci. Allora, proseguiamo questa sezione, diciamo così, dedicata alla musica inedita con un altro ospite che ci fa veramente molto piacere avere. Adesso c'è un po' di nebbia, adesso ci proviamo ad aggirarla così torno a vedervi. Eccoci qua. Allora, dicevo, un altro ospite, lui è stato finalista per Area Sanremo, che è quel concorso che prelude alla sezione giovani di Sanremo. È una bella storia che adesso ci racconterà proprio attraverso la sua musica. Signore e signori, Raffaele Moretti. Eccoti qua, Raffaele. Allora, eccoci, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Faenza. Allora, Raffaele, dicevo, siamo partiti dalla cima, no? Finalista d'Area Sanremo, poi tantissime altre cose che diremo dopo. Certo. Però torniamo indietro, perché attraverso la tua musica noi vogliamo raccontare anche un po' il tuo percorso. Dunque, tu non sei di qua, no. Ma vieni? Io sono pugliese, oh. Barletta, e mi sono trasferito a Milano per far musica. Per inseguire il successo. Il mio sogno. Un sogno, giustamente. Di bambino. Oh, ecco, queste parole che tu dici preludono molto bene al primo pezzo dei due che tu ci farai ascoltare, esatto, questa sera. Ora, il primo pezzo si chiama Libero. Libero. Ed è appunto la tua storia, no? Potremmo dire. Sì, è la storia che appunto racconta questo mio sogno, questo bambino che vuole crescere e vuole inseguire questo obiettivo. Bene, allora noi l'ascoltiamo con piacere, prepariamo tutto. Allora, c'è una chitarra da collegare, l'asta, auricolari, qui si fa tutto dal vivo, eh? Qui si va tutto dal vivo, anzi approfitto per chiedervi un applauso per la squadra tecnica che è da ieri pomeriggio che sotto le mie grinfie sta lavorando alacremente per preparare tutto il necessario. Aspetta che colleghiamo qui questo coso, ecco, no, forse no, olè. Perfetto, ora primo pezzo, Libero, Raffaele Moretti. Grazie. Devi alzare il volume della chitarra, mi dicono. Penso alla mia storia, sorrido respirando. È come se vivessi due volte, presente e futuro, passato e presente. Se penso alla mia vita, vedo solo cose belle, tanti colori fluorescenti. Se penso alla mia storia, mi sento libero. Libero di cantare, libero di sognare,
libero, libero di amare, amare l'amore cantando, amare la vita sognando, amare, amare, amare. Certo che avrei voluto vivere il mio sogno di bambino. Certo che avrei voluto credere al mio primo appuntamento. Se vedo nella gente la passione, vedo la mia vita. Se vedo ridere dei bambini, vedo me bambino. Se vedo un film d'amore, penso a Natale. E allora penso, penso alla mia vita e abbraccio il mondo. Libero, libero di cantare. Libero, libero di sognare. Libero, libero di amare, amare l'amore cantando, amare la vita sognando, amare, amare, amare. Certo che avrei voluto vivere il mio sogno di bambino. Certo che avrei a caro prezzo la mia storia. Grazie. Raffaele Moretti, libero. Oh, proseguiamo in questo bel racconto della tua storia, appunto come hai chiuso con il testo della prima canzone, perché il secondo pezzo che tu ci fai ascoltare, anche perché so che è uscito un album deve uscire fra poco, il disco. Esatto, che si chiamerà Passione e Dolore. Ecco, dove saranno ovviamente contenute queste certo. due tracce. Libero e La Valigia. Esatto, ecco, La Valigia, perché appunto il tuo viaggio poi, dopo questi sogni che tu avevi da bambino, hai proseguito prendendo la valigia di cartone. Ecco, la famosa valigia di cartone, che evidentemente è un simbolo, ed è un simbolo molto concreto. Certo, partire dal sud per poi andare... Per arrivare al nord. E mi sembra che stiamo cominciando alla grande. Con La Valigia, Raffaele Moretti. Grazie. Alle spalle tutto quanto era solamente ieri, nella testa fanno botte i pensieri. Questo treno piano piano si allontana da quel mare che mi ha riempito di bugie. Vedo solo tante immagini confuse, sento il vento che trasporta e culla il mio vagone. Quando vedo all'orizzonte il mio domani, quando arriva questa cacchio di stazione, ho bisogno di levarmi questo odore e alla barba dargli senso e dargli onore. Vivo l'emozione, la vita, tanta gioia, speranza, che sorpresa infinita.
sento il mio cuore leggero dentro un corpo sereno, senza mare male e veleno. Con la loro tra le mani e qualcuno ora ascolta le mie canzoni, le canzoni che ho scritto e divorato, le canzoni che alla vita mi hanno salvato. Tengo stretta la valigia tra le mani, dentro sempre quei pezzetti di cartone. Quanti volti conosciuti per la strada, tutti uguali, tutti privi di emozioni. Ma qualcuno stringe ora tra le dita i miei piccoli pezzetti di cartone. Vivo l'emozione, la vita, tanta gioia, speranza, che sorpresa infinita. Sento il mio cuore leggero dentro un corpo sereno, senza mare male e veleno. Vivo ogni giorno un amore, seguo solo il mio cuore e mi sento un alieno. E se sento freddo, se fuori c'è vento, io cerco riparo. Grazie. Grazie a te, Raffaele Moretti. Oh, nel tuo viaggio con la valigia di cartone, approfitto, hai anche incontrato due musicisti che sono qui, presenti questa sera, e che sono Filippo Morini alle tastiere, che è anche il suo tastierista, e Andrea Tedaldi alla batteria, che mi Eccolo sopporta là. Ogni giorno, mi sopportano, oh. mi supportano. Ti supportano o ti sopportano? Tutte e due. Tutte e due, beh, nel dubbio, meglio dire tutti e due. A proposito di questo, approfitto per una cosa. Voi siete parte di un'associazione. Associazione Minuetto. Esatto. Mia Martini, dedicata a Mia Martini. Dedicata a Mia Martini. Questo è molto importante. Quest'anno, infatti, è un anniversario importante per la storia di Mia Martini. Certo. Perché ricorrono i 30 anni da quel 1989, rimasto, beh, possiamo dire, proprio nei cuori di tutti, certo. Nel quale Mia Martini tornò, dopo un periodo veramente molto brutto, chi conosce la storia lo sa, al grande successo, con un pezzo che famosissimo. È storico, cioè è storia della musica italiana. Ora, potevamo non cogliere questo collegamento per riascoltare questo pezzo, secondo te? Lo dovevamo cogliere per forza per questo forza. Riferimento. Il pezzo di cui noi stiamo parlando è Almeno tu nell'universo. Lo sapevo che... Un grande applauso. Sapevo che tutti avrebbero certamente alzato l'asticella dell'attenzione. E chi è che ci propone stasera questo pezzo? Ce lo propone una delle nostre coriste, Beatrice Tarlazzi. Che faccio? Raffaele, ciao, grazie. Ciao. E bocca al lupo per la valigia, lascia il microfono perché qui siamo scarsi di microfoni e dobbiamo arrangiarci come si può. Almeno tu nell'universo, Beatrice Tarlazzi. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza serietà. Segue il mondo.
ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei Tarlazzi. Beh, bello omaggio a Mimì, un bello omaggio davvero. Approfitto anche per presentarvi la nostra prima chitarra, Francesco Cimatti, avete sentito in assolo, il nostro flautista, il maestro Domenico Banzola, e anche il nostro clarinettista Bruno Bergami. Beh, bel momento davvero. Oh, eccoti tornato, è un po' che non ti si vedeva. Mi stavo annoiando. No, ma noi tutt'altro, noi ci godevamo della bellissima musica. Questa non serve, porto via. Allora, Teo, ci presenti qualcosa? In realtà no. Oh, come mai? Cosa è successo? Perché volevo parlarti di una cosa. Dimmi, spero che non sia una cosa brutta. No, non potrei mai. Dimmi. Dunque, è innegabile davanti agli occhi di tutti che quest'anno abbiamo provato un po' ad alzare l'asticella, giusto? Oddio, sì. È uno show di un altro tipo, poi uno su tutti i motivi. Sì. Finalmente, dopo 3 anni, sì, hai lasciato tutto in mano mia.
mi ha dato molto più spazio e non mi ha affiancato nessuno, quindi questo si vede che volevi... No, per mia volontà. No, no, vabbè, ma volevi sicuramente crescere il livello. Ah, vabbè, e ho detto, cos'è che manca in questo show? Essendo anche molto simile agli show televisivi che tutti noi guardiamo in televisione. Sì. La cucina. Ma come la cucina? Adesso no, cucina no. Tu pensaci, in sì. ogni canale c'è un cuoco, sì. un fornello, della farina. E quindi chi siamo noi per non avere il nostro angolo della cucina? No, ma non c'entra niente, perché c'è un evento live dal vivo. No, non è... no, 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 guarda, intanto io mi preparo. Se per favore i miei assistenti mi passano che l'occorrente... Che cosa succede? Un bel applauso agli assistenti. Ma che cos'è questo? Hanno studiato, per fare questo... Hanno fatto le prove. Ma tutto beh, ma perché vi prestate a ma cosa fai? Ma allora, Brio, io ho l'occorrente. Ma guarda qui come sei preparata sta roba. Poi se non te la senti, me lo dici, però io lo farei, io lo farei. Ma io no. Io lo farei. Io parlerei di un dolce, visto che sicuramente tutti hanno cenato, quello che manca è un dolce. Tutti, quasi tutti. Io no, però. Io nemmeno. Dopo, vabbè. Io farei un dolce. Facciamo nello il dolce. Nello specifico, ne parlavo prima con una mia amica partenopea. La pastiera napoletana. No, adesso scusami tanto, adesso scusa, se c'è, no, però voglio dire una cosa. Cioè, se c'è qualcuno che di pastiera può saperne, io va bene, sono sei nato qui, Sei di Napoli? Non sono di Napoli, però vengo dal Molise, quindi sono lì vicino, io un po' di pastiera, scusami. A di là del fatto che il Molise è una leggenda, lo sanno tutti. Quindi probabilmente i tuoi genitori ti hanno mentito. No, però, io mi appello però, alla geografia. No, fidati, io ne so molta di più di te. Ne so molta di più di te. Vabbè, sentiamo allora. Di questa pastiera e nel frattempo sì. io mi vesto perché ci vuole anche l'abito adatto. Ma guarda qua, ma che roba è? E Matteo non... numero uno in cucina, ma che cosa? Non ricordavo ma che cosa? Di avere questa cosa in casa, mi sono imbarazzato molto quando l'ho vista. Ma ti credo, ma che non è vero. No, andiamo a fondo di questa cosa. Andiamo a fondo di questa cosa. Io vorrei parlarti della ricetta, della pastiera napoletana, in un modo che tu non puoi dimenticare, e molto probabilmente nemmeno io dimenticherò dopo stasera. Lo credo. Dimmi il tuo cantante preferito. Così, su due piedi. Sì, ma anche da quelli che hanno cantato stasera. Beh, le coriste sono le mie cantanti preferite, ovviamente, non ho dubbi su questo. Scusa. Comunque, seriamente. Ma non lo so, io, sai che sono un po' all'antica io sulla musica. Il mio cantante preferito, Massimo Ranieri. Via. Perfetto. Ecco. Cosa ridete? Mi piace. Fa ridere Massimo Ranieri. Mi deve piacere per forza Gemita Hits. Tra l'altro, Massimo Ranieri, pace all'anima sua. Ma no, poveri, ma sì, quello dà ancora i numeri a me e a te, lascia stare. Sì. E la tua canzone preferita di Massimo? Vabbè, è ovvio, è Perdere l'amore, scusa, il suo cavallo di battaglia. Sembra quasi che l'abbiamo fatto apposta. Quasi, sì. Io adesso ti racconterò la ricetta della pastiera napoletana in un modo che tu non potrai mai dimenticare e ti invito anche a vestirti per l'occasione. Maestro, sempre ho sognato di dirlo, Moseca! Ma che maestro, ma che cosa? Ma... Anche quest'anno, ma è possibile? Ma scusa, ma non ho capito. Siamo complici. Prego, maestro. No, vai, ma cosa vuoi aspettare? E adesso la farina in una casseruola col burro e poi via via la scorza di limone. Ti chiesi la tortiera a me e tu la desti a me che a fare la pastiera credevo fossi un re. Allora scusa, così mi provochi, scusa. Abbi pazienza. Sbattere le uova quando si fa sera. E certo. Devi amalgamarle. Come no? Poi frullarle. Sto facendo. Più di uno. Un'ora è troppo. Così. Occhio, può impazzire. Ah, sì, certo. Sì. Può sgonfiarsi il tuorlo. Esatto. Perdere una torta. E avere voglia di morire. Lasciami spianare. La sfoglia si fa velo. Prendi la ricotta ed il grano sarà cielo. Mettici candita. Certo. Ad una. E la cannella. Spezza la cannella per benino.
ed avrai il dolcino. Comunque, ti capisco e ammetto che sbagliavo. Scordavo un ingrediente, chissà che ci mettevo. Sei un po' distrattello. E adesso che rimane? Chi è? Di tutto il tempo insieme. Che cosa? Un uovo troppo sodo che non andava bene. E adesso che si fa? Mettere nel forno. Appoggia la pastiera. Guarda, sul tuo vestito c'è un candito che non c'era. Provi ad aspettare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che è già pronta ed invitante. E la vai a sfornare, soffi perché scotta, mangi la tua fetta e poi un'altra in tutta fretta. E se ingrassi e non sei un figurino, dirò che è tutta colpa del destino e del mio bacino. Le maniglie de se la tenga, grazie, lei. Grazie. Fate merenda. A questo punto posso anche andare a cacciare. Guarda, a questo punto io direi che no, levati questo aggeggio, no, leva questo aggeggio. Portate via, ma ai tecnici specializzati. Vai avanti, grazie, che c'è una presentazione. Sì, ma tu guarda, adesso c'è proprio vado di un leggero e mi sembra il caso di tornare sì. Ma perché la fai così? No, scusa un attimo. Maestro, stai simpatico. Tieni. Dicevo, ed ora un brano molto particolare. Infatti il testo di questa canzone che andremo ad ascoltare è stato ispirato a un frammento di una lettera di San Paolo, conosciuto universalmente come elogio alla carità. La virtù della carità viene descritta come dono di sé, come un infinito bisogno di cui il mondo necessita, tutti i giorni e in tutte le situazioni. Papa Giovanni Paolo II definiva questo testo le più belle e vere parole mai scritte sull'amore, che ci ricordano il motivo per cui Dio ci ha creati e la missione che ci ha affidato. Con la musica di Deborah Vezzani, Inno all'amore, ritorna su questo palco Marina Violani. Se parlassi le lingue degli uomini, se parlassi le lingue degli angeli, ma non avessi amore. Se riuscissi a conoscere tutto, se riuscissi a fare miracoli, ma non avessi amore. Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto, non sarei nulla, nulla, nulla. L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, l'amore non invidia. Se donassi tutti i miei beni, se donassi la mia stessa vita, ma non avessi amore, non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla. L'amore è
specchio in modo imperfetto. Tutte le cose passeranno, ma l'amore resta eterno. L'amore è paziente, l'amore è benigno. L'amore non si gonfia, l'amore non si vanta, l'amore non invidia, sempre rispetta, non cerca. Tutto sopporta. Grazie. Marina Violani, grazie a te, grazie a te, complimenti. Oh, proseguiamo. Adesso torniamo un po' più indietro. Questa è un'autrice contemporanea, Deborah Vezzani. Adesso torniamo un po' più indietro, torniamo negli anni 60. Qui ogni tanto arriva sempre questa nebbia. Allora, negli anni 60, perché negli anni 60 era proprio il periodo dei sentimenti, quelli in cui proprio c'era amore da tutti i pori, no? E allora una bella canzone d'amore, ma anche una bella canzone molto particolare, che racconta una storia usando delle dinamiche anche musicali. Chi è musicista lo sa, il pianissimo e il fortissimo. La canzone è proprio Fortissimo, di Canfora Vermeuler, portata al successo da Rita Pavone prima, poi anche da Mina. Anche questa la canterò, non sarò da solo. Prego, maestro. Te lo dico pianissimo, questo piccolo ciao sottovoce, così nessuno capirà niente e tu, solamente tu capirai quanto sono innamorato di te, di te, di te. Pianissimo, te lo dico, pianissimo, questo piccolo ciao mi dispiace doverti dire solo ciao, mentre in mezzo alla gente vorrei gridare fortissimo che ti amo, fortissimo che ti amo di più di ogni cosa. Costanza Longhena. Ah, tocca ancora a me, scusate. Allora adesso, come è tradizione di questo palco, volevo rilassarmi, ero preso dopo questo momento.
Noi abbiamo ospite su questo palco, come tutti i due anni precedenti, la vinci, dico la perché in questo caso è stata una vincitrice, la vincitrice del Pavone d'Oro in carica, Pavone d'Oro, celebre concorso faentino che tutti conoscete, non ha bisogno di presentazioni. Allora, la canzone che ci porta questa sera questa bravissima interprete, veramente, è una canzone di Ivano Fossati del 2003. E questa canzone ci parla del tempo, del suo fluire, questo è il tema centrale della canzone. E ad ogni strofa della canzone è associata una sensazione, un'età della vita. Per esempio, nella prima strofa noi troviamo il contenuto della delusione, dell'attesa, del rammarico, che poi però verso la fine arriva alla speranza. Una speranza che costa fatica a guadagnarsela, che ti coglie alla sprovvista, ma che ci accomuna tutti insieme in questo cammino che noi chiamiamo vita. Questa canzone è stata coverizzata poi anche da Anastasio, da Forella Mannoia. La canzone si intitola C'è tempo e la canta per noi questa sera Giorgia Montevecchi. Un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno in cui ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo afferrato. È tempo che sfugge, niente paura che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Io dico che c'era un tempo sognato.
che bisognava sognare. Grazie a te, Giorgia Montevecchi, vincitrice in carica del Pavone d'Oro di Faenza. Approfitto di questo brano per continuare i ringraziamenti all'orchestra. Poi tu sei violinista, lo sai, era anche un pezzo abbastanza complicato. Allora il nostro primo violino, Leonardo Bandini, che avete sentito in assolo in questo pezzo. E poi ovviamente gli altri archi, Gioele Melandri, Alex Callegati, Caterina Gambi. Giorgia, grazie di esserci stata anche quest'anno con questo titolo in più. Benissimo, andiamo avanti. Ci sono incontri nella vita che quando accadono travolgono tutto, scombinano ogni piano e diventano storie incredibili. Come racconta il testo di questa canzone. Spesso non so per quale battito io stia continuando a muovermi. Non so perché io sia venuto qui, ma l'importante è esserci. Dalla colonna sonora del film di grande successo La La Land, con Ryan Gosling ed Emma Stone, vincitore di ben 6 premi Oscar, ascoltiamo una ad una tutte le note di Start a Fire. La canterà per voi Davide Neri. Ciao a tutti. Keep moving my body. I don't know if this is wrong or if it's right. I don't know if there's a bee or something taking over me. And I just know I feel so good tonight. I don't know what your name is, but I like it. I've been thinking about some things I wanna try. I don't know what you came to do, but I wanna do it with you. And I just know I feel so good tonight. Oh, if we keep on dancing, take a rhythm to new heights. Feel the heat of passion, baby. The night we can start a fire. Come on, let it burn, baby. We can start a fire. Let the demons burn, baby. We can start a fire. I just know I feel so good. Don't you know I feel so good? I just know I feel so good. Turns into a riot. Let's get reckless, tear this place down to the floor. And the music way up loud, can nobody stop us now. And I just know I feel so good tonight. Oh, I just know I feel so good tonight. Davide Neri! Grazie. Grazie a te, Davide.
Bel ritmo, allora proprio per questo bel ritmo, beh, bravo di nuovo a Filippo per il sintetizzatore, bellissimo. Vai, vai Pippo, sei di tutti quello che stai dalla tua parte. Giorgio Randi al basso, la nostra, il nostro motore pulsante. La mia vittima di questa sera, Federico Vallucci alla chitarra acustica. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa bella serata, è così, così, è volata, volata, volata. Prima di lasciarvi però abbiamo un ultimo contributo, perché abbiamo parlato di ciò che è stato fatto, di ciò che il sinodo ha rappresentato, della spiegazione. Adesso abbiamo un ultimo video, lascio a voi la sorpresa di scoprire di che cosa si tratta. Prego, lanciamo questo terzo video. Cari ragazzi e ragazze, cari amici, questo sinodo diocesano che apriamo oggi è per voi. Well, baby, let's write a love song tonight. Bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's write a love song. Well, it'll go la 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 la, kiss me. È importante fare sinodo perché in questa società c'è bisogno di collaborare per capire veramente quali siano le richieste dei giovani e come la Chiesa si può, diciamo, modellare su queste richieste. Baby, let's write a love song so good. Il sinodo quindi si è rivelato per noi, o almeno per me, un luogo molto concreto di scambio di esperienze che possono arricchire un po' tutti. Il sinodo innanzitutto secondo me è un luogo di confronto e condivisione della nostra Chiesa, un momento molto importante. L'augurio che anche a nome della segreteria, di coloro che hanno un po' organizzato la macchina del sinodo, è proprio quello di aiutare i giovani a sentirsi protagonisti di questa chiesa, di questa diocesi, perché è la loro, è casa loro e devono quindi cercare di costruirla e di contribuire a farla crescere sempre di più. In bocca al lupo! Il bello viene adesso a livello diocesano, ma anche a livello parrocchiale, di unità pastorale. Io spero davvero che questo stile sinodale entri nelle nostre realtà. Credo che quello che abbiamo vissuto sinora è stato un grande passo in avanti per la nostra Chiesa. Dio vi benedica e la Vergine delle Grazie vi accompagni. Noi adulti tifiamo tutti per voi, tutti tifiamo per voi. E vi amiamo tanto, voi non sapete quanto. Baby, let's write a love song tonight. Will you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme.
Ecco qua, questa è stata un po' la parte finale, diciamo così, la parte in cui si è raccolto tutto il lavoro di questi 8 mesi. È bello quello che è stato detto, cioè il bello viene adesso, questa è un po' la sfida che noi lanciamo. Anche per questo abbiamo la nostra ultima ospitata qui su questo palco e un'altra bellissima realtà che adesso vi andremo a raccontare brevemente, perché purtroppo i tempi sono anche un po' stretti. Allora, Angela Miserocchi c'è, eccola qua, prego. Facciamola entrare sempre con la nostra musica e ci racconta ciò che ha ben stampato sulla maglia, la sociale, altro che piadina. Ciao Angela, ciao. Buonasera innanzitutto. Allora, di che cosa si tratta? Allora, la sociale è una piadineria che è nata un po' da un gruppo di volontari che aveva già molta esperienza e molto cuore rispetto a quello che è l'ambito dell'educazione. Siamo tutti volontari che aiutano un po' i ragazzi a imparare un mestiere, quindi l'idea era proprio di metterci in gioco in qualcosa di nuovo per noi come per loro, quindi siamo poi insieme ad imparare. Beh, questa è una bellissima cosa, mi dicevi per telefono, dici, ma noi siamo la realtà un po' più giovane fra quelle che andrete a presentare questa sera, ma mi sembra che invece, nonostante la giovane, come dire, esperienza... Sì, perché abbiamo poco più di un anno come realtà. Però non, quindi... non manca il da fare, assolutamente. No, il da fare c'è, anche perché noi ci divertiamo, quindi veniteci a trovare, siamo in via Dazzo Baldini 13 e vi aspettiamo qui a Faenza, no? Sì, infatti Faenza. Mi hanno detto che dici, ma su che ora siamo? Perché noi siamo di turno, dobbiamo lasciare la piadineria scoperta. Infatti siamo vestiti dalla piadineria. Vabbè, benissimo, va bene così. Ecco, vedo che si è già alzato, ci sta raggiungendo il nostro vescovo, perché anche per voi c'è il piatto del Sinodo dei Giovani. Sì. Noi vi ringraziamo, il pubblico, la città di Faenza vi ringrazia. Grazie per questa bellissima esperienza che state portando avanti e io confido di venire presto, molto presto a mangiare la vostra piadina. Sì. Ecco Sua Eccellenza, ecco qua. Adesso scegliamo a chi consegnarlo, so forse a Angela direttamente come rappresentante in tutto e per tutto, sempre il nostro piatto con il logo del Sinodo. Eccolo qua, grazie ragazzi, grazie a voi. A voi veramente di essere venuti. Eccellenza, adesso basta però, nel senso, abbiamo fatto lavorare troppo fra oggi pomeriggio e questa sera. Non è questo un grande lavoro, il lavoro più bello l'avete fatto voi, anche quello diremo più importante, perché quando si mobilitano i giovani non solo nascono cose belle, ma anche cresce la speranza per il futuro, evidentemente. E questa sera dobbiamo dire è stato un momento di gioia, un momento anche di confronto, è un momento in cui abbiamo, per così dire, programmato, messo dei passi importanti per il nostro cammino. Ed è percorrendo questo cammino che noi riusciremo realmente, sempre camminando insieme evidentemente, a raggiungere tanti begli obiettivi per la nostra comunità e per la nostra società. I nostri giovani sono invitati ad essere costruttori della Chiesa, ma anche costruttori di una società più fraterna, giusta e pacifica. Grazie allora di queste belle parole e del super lavoro. Grazie a tutti voi, grazie a quelli che hanno collaborato a rendere così simpatica e così fruibile questa serata. Davvero come un bacio di Dio per la nostra comunità, perché il clima, diremo il venticello che soffiava, ci hanno veramente consolati e portati su delle ali. E allora adesso voliamo verso il finale, siamo alle ultime, veramente agli ultimi fuochi di scaletta. Bene. Adesso ragazzi, veramente, Sinodo dei Giovani, c'è una bellissima storia di una cantante che ha visto la televisione venerdì sera, se l'è goduta un'altra volta, io ero fra quei 4 milioni, 5 milioni che hanno visto la TV su Rai 1. Bene, lei ha fatto proprio il percorso dei giovani, è partita da Sanremo Giovani, ha fatto quella gavetta eccezionale anche nei locali, insomma, veramente, è anche questo un simbolo potremmo dire, stiamo parlando di Giorgia. Bene, Giorgia ha fatto un trittico a Sanremo, 94, settima nelle nuove proposte, 95, primo posto con Come Saprei, ha vinto, stravinto, poi è tornata l'anno dopo con un onorevolissimo terzo posto, stai perché tocca a te adesso, io ci metto poco del mio, con una canzone bellissima che adesso vi facciamo ascoltare, Strano il mio destino,
con me, faccio quello che posso, Sara Zannoni. Vai, maestro! Strano il mio destino che mi porta qui, a un passo dal tuo cuore, senza arrivare mai, chiuso nel silenzio, sono andato via dagli occhi, dalle mani, da te. Che donna sarò se non sei con me? Chiaro il mio destino, mi riporta qui, a un passo dal tuo amore, io ti raggiungerò e proverò a gridare, e forse sentirai la mia voce che ti chiama se vuoi. Cosa sarò se non sei con me? E se ti amerò ancora di più? Io non ti perderò, oltre il tempo e le distanze andrò. Giorgia, grazie Sara. Perdonatemi, ho fatto un po' di servizio. È un po' anche te. Scusa. Quando rilassarsi un po' dalla frenesia della vita quotidiana, se non in estate? Magari anche col gusto di guardare da lontano, felicemente distaccati, le altre persone ancora impegnate a correre qua e là, a caccia di un documento, di una firma, di un amore o di un'illusione. Tormentone della scorsa estate, al primo posto nelle classifiche scozzesi e londinesi per svariate settimane, scritto dal produttore Joel Pott e portato al successo da George Ezra, signore e signori, preparatevi a ballare con Shotgun. Canta Giovanni Alpi. See you later. Gotta eat the road. Gotta eat the road.
The sun ain't changing the atmosphere. I could search so unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean. And there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of Equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Sea time around the club, bikini bottom, like a toast. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Two in the front, two in the back. We're sailing along and we don't look back. Back, 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 back. Flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. Shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, 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 someone. Shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Giovanni, grazie, grazie Alpi, a tutti, grazie, grazie. Grazie a te, sinodale convinto fino in fondo, con la maglietta. Certo, non cambio bandiera. Bravo, bravo, ultimamente è un arte raro, un arte grazie, raro. Grazie Brio, grazie. Grazie a te Giovanni, approfitto anche per ringraziare Matteo Fiumara, tromba solista in questo pezzo, e Claudia Brunetti, la nostra altra mitica trombettista. Vai Teo. Ogni tanto capita di ascoltare una canzone mille volte, senza però mai fermarsi a riflettere sul significato del suo testo. Il brano che stiamo per ascoltare è uno dei must della musica internazionale, uno di quei pezzi che ha avuto mille arrangiamenti e mille interpreti, ma che rimane strettamente legato all'artista che per la prima volta lo portò al successo, Aretha Franklin, scomparsa meno di un anno fa. Fu proprio il suo produttore, Jerry Wexler, a quei tempi studente di cultura musicale afroamericana, che rimuginando sul triste concetto dell'uomo naturale di cui gli aveva parlato un suo amico, ebbe l'idea di ribellarsi a tale mentalità, scrivendo per l'imminente nuovo album di Aretha una canzone sulla donna naturale, ma naturale nel senso di libera, di felice, di autenticamente donna. Dice una parte del testo: «Quando la mia anima era tra gli oggetti smarriti, tu, Signore, sei venuto a reclamarla. Il tuo bacio mi ha aiutato a riscoprirla. Adesso non ho più dubbi sul motivo per cui vivo e se tu mi rendi felice, non ho bisogno di fare altro». Con A Natural Woman lo abbiamo tenuto alla fine, ma ne vale davvero la pena. Enrico Landi. Looking out on a morning
rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, oh Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, the life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. My soul was in a lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me. To your kiss, help me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for. And if I make you happy, I don't need to do more. Cause you made me feel, cause you made me feel, cause you made me feel like a natural woman. Woman. Oh, baby, what you done to me? What you done to me? Bravo, bravo Enrico. Anche te eri uno dei più preoccupati, di la verità. Ma avete sentito che voce? Avete sentito? Continua a cantare Enrico, continua a cantare. Oh, siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati al finale. E abbiamo pensato tanto, ma cosa potremmo fare per il finale, cosa potremmo fare, cosa non potremmo fare. Allora ci siamo messi a spulciare quello, come si fa su internet, no? Quando uno non ha un po' di tempo libero, e abbiamo scoperto che ci sono tanti anniversari in questo 2019, ma ce ne sono due molto particolari. Ci sono i 55 anni di carriera di Renato Zero e i 35 anni di carriera di Eros Ramazzotti. Potevamo noi farci sfuggire l'occasione di chiudere questa serata dedicando a loro, a Renato Zero, adesso a Eros Ramazzotti, un medley? No, non potevamo. Soprattutto non potevamo farlo senza le nostre coriste, che invito a raggiungere di nuovo, come in apertura anche in chiusura, il centro. Chiedo un applauso a tutta l'orchestra, nuovamente. Un applauso anche al nostro percussionista Manuele Preti, che sarà fondamentale in questo pezzo, come lo è stato in tanti altri. E noi vi salutiamo in questo modo, sperando anche di farvi un po' ballare, un po' divertire, visto che a mezzanotte tassativamente si chiude, ci tolgono la linea. Allora noi chiudiamo al meglio delle nostre possibilità. Maestro, quando sei pronto, parti! L'indirizzo c'è.
pensi non è un problema. Questo è vero. Ci telefonerai, ci offrirai una serata strana. Ah sì? Il pretesto lo sai, quattro dischi e un po' di whisky. Sarò grande, vedrai. Fatemi spazio che dopo mi dirai che uomo sei. Ehi, un momento, ma lui chi è? Come mai lui è qui con voi tre? Il suo ruolo vi spiegate qual è? Io volevo incontrarle da sole, semmai, mentre lui. Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Già è difficile star con voi tre, è vero, va detto. Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? E soprattutto lui com'è? È distratto ma è certo di troppo. Ciao, 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 vai maestro! Oggi pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni e stare amici di tutti. Finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Vai maestro! Cercare una terra promessa, una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Vogliamo le mani, vogliamo le mani, Faenza, dai, 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 dai! Questa la sapete tutti! Ho smarrito un giorno il mio circo, ma il circo vive senza di me. E non è l'anima tua che io cerco, io solo sono più di te. Nell'arco di una luna io farò di te un baro puro re. Ho io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Ti vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno ti do due ali, sai. Quello che il mondo distratto non ti dà. Forza Faenza! Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità. Io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità. Incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai. Sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai. Ti vendo la grinta che non hai, il cambio del tuo inferno. Forza, forza! Ti do due ali, sai.
Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Orchestra, riprendiamo quest'ultimo giro in Si maggiore. Riprendiamolo, riprendiamolo nuovamente su questa musica. Vai, 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 vai. Allora, su questa musica io devo fare dei ringraziamenti. Il primo è a tutta la squadra tecnica, a tutto il service Italia Teatro. E abbiamo veramente dei tecnici fantastici, Lorenzo Ballardini, Danilo Fabri, Stefano Tedioli e poi altri. Abbiamo Nicola Sallelucci per la regia, Luca Barzanti, Lorenzo Venturelli di Visual Feeling, tutti coloro che hanno collaborato, la Diocesi di Penza Modigliana ovviamente, l'Ufficio Giovane Vocazione. Richiamerei sul palco tutti i cantanti che questa sera sono stati con noi. Quindi eccoli qua, Gabriele Trucconi, e poi chi c'è? Elisa Taroni, Davide Neri, Luca Balbi, Giorgio Montevecchi, venite, venite, venite al centro, Enrico Landi, e poi altri forse sono già andati via. Ecco, no, no, arrivano, arrivano, Marina Violani, Alice Bellini. Ancora una volta grazie a queste tre donne fantastiche, bellissime, Beatrice Tarlatti, Sara Zannoni, Costanza Longhena, tutta l'orchestra. Un applauso molto grande lo dovete riservare a Matteo Liguerri, promosso ufficialmente presentatore di questa manifestazione. E poi ovviamente ancora grazie a tutti quelli che ci hanno supportato. Non si tratta di produzioni semplici, sono delle cose belle ma anche difficili da realizzare, un po' forse come è stato e come sarà il Sinodo dei Giovani, ma io sono sicuro che come è stata bella questa serata, che rimarrà, penso, un pochino negli annali della storia di Faenza, anche il Sinodo rimarrà e avrà ancora tanto da fare e avrà ancora tanto da dire e da raccontare. Se vorrete, se ci sarà la possibilità, noi torneremo a farvi un po' da megafono, torneremo su questo palco, su queste tavole. Ancora grazie, buonanotte a tutti voi. Un secondo, apritemi il microfono. Scusate, un ringraziamento dovuto a una persona che ha sacrificato ore di sonno, giornate di lavoro, ma ha messo a disposizione di tutti la sua professionalità. Fate un grandissimo applauso al maestro Mattia Brienza! Bene, ora chiudiamo, è il 0000 e ora buonanotte a tutti, grazie, buona estate, ciao, ciao a tutti! 1, 2, 3!